Per ordine dell'eccellentissima reggenza pro tempore, annuncio al popolo della libera terra di San Marino che il Consiglio Grande Generale, nella seduta odierna, invocata l'assistenza del nostro glorioso patrono per la salute e la libertà perpetua della nostra antica Repubblica, ha eletto capitani reggenti per il semestre 1 aprile 1 ottobre 2012 i signori Maurizio Rattini II, Italo Righi I. Italo Righi è nato a Sassofeltrio il 14 giugno del 1959, vive a Montegiardino, è sposato con Maria, ha tre figli, Elisa, Simona, Andrea, e tre nipotini, Giulia, Matteo e Giorgia. Dal 1990 è istruttore di scuola guida. Una vita spesa in politica, fianco a fianco dei cittadini del suo castello. Dal 2008 siede in Consiglio Grande e Generale come consigliere eletto per il Partito Democratico Cristiano, ma per decenni ha svolto un ruolo attivo nella vita e nell'amministrazione del suo castello. Dagli anni 80 l'iscrizione al PDCS e l'attività nelle sezioni. Dall'84 al 94 è membro della Giunta, poi per ben 11 anni, dal 97 al 2008, è capitano del castello di Montegiardino, il più piccolo della Repubblica. Incarico che lascia proprio a seguito dell'ingresso in Consiglio Grande e Generale nel novembre 2008. È membro delle commissioni per gli affari interni e per gli affari esteri. Maurizio Rattini è nato a San Marino il 13 novembre 1949, sposato con Licia Leoni, ha una figlia Barbara ed è nonno della piccola Arianna. È entrato per la prima volta in Consiglio Grande Generale nel 1993, arrivando tre anni più tardi a ricoprire la carica di capitano reggente insieme a Giancarlo Venturini. È stato vice segretario del Partito Socialista Democratico Sammarinese, mentre dal 93 al 99 è stato segretario del Partito Socialista Sammarinese. Ha fatto parte del Congresso di Stato con l'incarico di segretario di Stato per il territorio, all'industria e artigianato e alla sanità. Rattini, dal novembre 2008, quale consigliere del nuovo Partito Socialista, è capogruppo della Lista della Libertà. Attualmente membro della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, della Commissione Esteri, nonché membro del Consiglio dei 12 e cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.